Noi pensavamo, ad esempio, che il gatto si riferisse alla famosa foto di Giulio col gatto. Invece abbiamo scoperto che questo simbolo del gatto era precedente alla raffigurazione di Giulio e questo è l'Egitto ferito. Successivamente è stato inserito il volto di Giulio e c'è scritto ucciso come un egiziano. Quindi ci sembra che questa raffigurazione simbolica di nostro figlio rappresenti per noi e anche per gli egiziani una forma sufficiente per far capire le torture che ha subito Giulio. Questo muro poi è un muro molto umido e si sta scrostando. Noi siamo andati presto, a dicembre, perché volevamo vederlo. Forse quel muro che si scrosta simbolizza il male che ha avuto Giulio.